Motor Bike Expo, stand di ruote da sogno, e noi siamo con Moreno Persello, editore di Bikers Life, con il quale vogliamo proprio parlare di questo stand che è molto molto particolare, che non a caso è uno dei più affollati qui nel primo giorno, tra l'altro, delle Motor Bike Expo. È uno stand molto interessante, uno dei più interessanti, credo, di questa fiera, perché sta riesumando, riportando alla luce le moto più belle, secondo me, degli anni 70 e 60, che sono state anche quelle della mia generazione, dalle quali è nata la passione per tutto questo. E qui ci sono un'ottantina di moto, ci sono dei pezzi molto molto pregiati, ci sono anche tanti cinquantini. Esatto, ci sono tanti cinquantini, e la cosa mi fa particolarmente piacere, perché vorrei sottolineare il fatto che alcuni anni fa abbiamo fatto un libro che si chiama Febbre a 50, con la storia delle 300 circa aziende più importanti, italiane più importanti. Tanti. E poi, tra l'altro, come diceva Moreno, qui si ripercorre proprio la storia del motociclismo, perché ci sono moto d'epoca ma appartenenti a tutte le epoche, le più svariate. Esatto, non a caso ho voluto fare questa piccola intervista proprio vicino a questa Laverda, che penso che sia la moto che ha fatto nascere la passione in me negli anni 70, perché rappresenta intanto l'italianità e poi la potenza nel suo sentire il rumore di una Laverda al passaggio negli anni 70, proprio ti riempiva il cuore, era il massimo per noi piccoli giovani motociclisti. Si possono anche comprare, perché una particolarità di Ruote da Sogno è proprio questa, che le moto sono in vendita, queste sono tutte esposte con tanto di cartellino. Esatto, è una cosa interessantissima, e vanno fatti i complimenti a chi ha avuto l'idea di Ruote da Sogno, a mio avviso.